Isole Canarie e business online. Sono le Isole Canarie veramente un paradiso fiscale per chi esercita attività di e-commerce diretto o indiretto? E lo scopriremo alla fine del video, tra un secondo, al di là della sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e come al solito sei sul canale di Tax Planning Internazionale, dove ti invito a iscriverti se già non l'avessi fatto e a lasciarmi un like, che poi sarà tua bontà lasciarmi o meno alla fine del video se ti sarà piaciuto il contenuto di questi pochi minuti ma importanti dedicati alle Isole Canarie. Importanti perché l'attenzione nei confronti di questa giurisdizione e soprattutto le incomprensioni, i misunderstanding, i fraintendimenti legati anche ad una difficile normativa fiscale dell'isola hanno ingenerato una serie di una confusione direi totale, e quindi è arrivato il momento di fare chiarezza dopo le numerose richieste di chiarimenti che mi avete inviato. Parliamo di Isole Canarie, ne parleremo a livello abbastanza approfondito. È ovvio che questo non è un consiglio fiscale, è un overview di quello che avviene all'interno del paese, e poi vi dirò la mia sulla possibilità o meno di non pagare l'IVA magari per attività di dropshipping che hanno base alle Canarie. Partiamo immediatamente dove sono le Isole Canarie. Le troviamo nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, ma a chi appartengono civilisticamente, politicamente, appartengono alla Spagna, per cui le legislazioni, le leggi che sono applicabili immediatamente all'interno della Spagna sono per lo più, presso a poco, applicabili anche all'interno delle Isole Canarie. Questo per dire che anche il diritto tributario, che è quello spagnolo, è applicato alle Isole Canarie, con determinate esenzioni, con alcune particolarità e alcune differenze. Ma il livello generale, il frame, il quadro generale, la cornice all'interno del quale si instaura il diritto tributario è il medesimo, e le leggi partono dal Parlamento spagnolo. Quindi questa è la prima confusione da mettere a posto, la prima obiezione da confutare. No, sono a statuto speciale. Non sono a statuto speciale, sono escluse da determinate applicazioni di alcune imposte, ma non sono a statuto speciale, numero uno. Numero due, allora andiamo a vedere qual è il regime di tassazione. Che cosa succede al reddito delle società, che è quello che ci interessa di più, perché evidentemente i miei clienti tendenzialmente si occupano di business digitali. Tendenzialmente oggi parliamo in particolar modo di dropshipping, perché alle Canarie se ne fa tanto. Si organizzano in forma di impresa per mille motivi legali, fiscali e di protezione personale e patrimoniale. Quindi una SL, l'equivalente di una società a responsabilità limitata all'interno delle Canarie, quale aliquota sconta nei primi 2 anni di esercizio inutile, quindi possono essere anche 5 anni, nei primi 3 sei in perdita, non paghi tasse evidentemente, ma negli ultimi 2 sei inutile, in questi ultimi 2 anni applicherai una aliquota agevolata del 15%, ma è la stessa cosa che accade nel resto delle società incorporate nel resto della Spagna, sia a Madrid sia a Barcellona, non cambia assolutamente niente, quindi un'agevolazione generalizzata all'interno dei confini dello Stato spagnolo e non solo delle Isole Canarie. È comunque un'agevolazione interessante, il 15% è in ogni caso una delle aliquote più basse all'interno dell'Unione Europea, se consideriamo che nazioni più spregiudicate sotto il profilo perlomeno della liquida nominale applicano il 12,5% come Cipro, 12,5% come l'Irlanda, o il 35% nominale di Malta, per esempio, ok? Il 24% italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il 15% è sicuramente una liquida agevolativa interessante. Superato il 15%, dopo i primi 2 anni di esercizio inutile, poi si passa al 25%. Chiaramente non dimentichiamo che l'imprenditore, l'amministratore, a livello personale dovrà pagare delle tasse, ok? Quindi c'è un minimo di sicurezza sociale, quindi la nostra INPS, e un minimo di IRPEF. Dico un minimo perché in realtà, come dire, va fatta un'attenta pianificazione fiscale su quanto prendersi a livello di stipendi piuttosto che a livello di dividendo. È tutto assolutamente legittimo, non sto parlando di evasione fiscale, ok? Quindi in realtà anche le imposte personali sono molto molto basse, o è possibile ridurle a un livello assolutamente accettabile. Ma tornando quindi alle imprese, che cosa succede? Quindi abbiamo visto il 15 e il 25%. Allora andiamo a vedere quali sono invece le 3 grosse agevolazioni che troviamo all'interno delle Isole Canarie, e poi andiamo a vedere a conoscere che cosa succede invece all'IVA e che come si applica l'IVA all'interno delle società canarie. Allora, la prima delle 3 grandi agevolazioni che fa a tutti gli effetti, si potrebbe dire, dell'isola un paradiso fiscale informale, attenzione, quindi non un paradiso fiscale
classicamente detto, ma un paradiso fiscale, un nuovo paradiso fiscale dove è possibile ottenere delle grosse agevolazioni, sono l'esistenza di due zone franche nell'isola di Gran Canaria e nell'isola di Tenerife, se non sbaglio. Ma le zone franche sono fondamentalmente delle zone portuali che servono allo stoccaggio di merci e che danno agevolazioni a chi si occupa di import-export, quindi diciamo a grossi gruppi di imprese o comunque chi si occupa di spostare, importare e fa delle isole un centro logistico per i propri traffici commerciali. Quindi diciamo che non è una roba che secondo me interessa a chi si occupa di business digitale, ok? Quindi ve la do, la lascio lì, ma le agevolazioni non sono robe che vi interessano. La seconda grande agevolazione è quella invece della zona economica speciale, la cosiddetta ZEC. Chi riesce a rientrare all'interno delle attività previste dallo ZEC, che sono un numero limitato e che prevede alcuni prerequisiti che adesso vediamo, ha la possibilità di applicare un'aliquota del 4%. Attenzione, perché comunque la base imponibile a cui si applica questa aliquota del 4% non è infinita, cioè c'è una limite, fino a un tot che se non erro è di 1.800.000 euro, è possibile applicare il 4%, dopodiché si torna alle aliquote normali, quindi anche qui facciamo attenzione. Ma le agevolazioni sono comunque tante. Quali sono i requisiti per entrare all'interno della ZEC? Devo prevedere un investimento da 50 a 100.000 euro a seconda della zona che rientra nella ZEC e devo avere un numero di dipendenti che va da 3 a 5 entro 6 mesi dalla costituzione delle società. Almeno un amministratore deve essere fiscalmente residente alle Canarie. E un'altra grande agevolazione che ci dà la ZEC è l'esenzione da ritenuta sulla distribuzione del dividendo in uscita dalla società. Quindi devo dire che per chi ha intenzione di fare degli investimenti seri, quindi di creare infrastrutture all'interno o di creare aziende che danno lavoro a personale all'interno delle isole Canarie, e allora ha senso anche parlare di ZEC. Per chi però fa un business digitale, oggi io lo vedo, ne vedo tantissimi evidentemente, parliamo sempre di 1, 2, 3 soci, ma comunque parliamo di business estremamente liquidi che difficilmente vanno a impiegare, anche per evitare problemi di instabile organizzazione, indipendenti ovunque si siano, evidentemente probabilmente la ZEC non è il tuo primo obiettivo se vuoi trasferirti alle Canarie e gestisci un business digitale. Probabilmente invece la terza agevolazione è quella che più si adatta alle tue esigenze, la cosiddetta RIC. La RIC è un'agevolazione tale per cui è possibile ottenere una riduzione della tassazione fino al 90% dell'utile generato, quindi la tua base imponibile da 100 diventa 10, se reinvesti quell'utile dall'anno della sua formazione entro 4 anni all'interno di una lista di attività, immobilizzazioni materiali o immateriali, e quindi se reinvesti quell'utile all'interno dell'isola, vedete sempre l'atteggiamento di un paese lungimirante, e questo va riconosciuto alle isole Canarie. È chiaro che parliamo di piccoli territori che hanno delle politiche economiche un attimino più elastiche rispetto dei paesi del G7, evidentemente, però se tu agevoli l'investimento all'interno del paese, evidentemente stai attraendo capitali e stai invogliando le persone, gli imprenditori a rimanere, per cui se io reinvesto l'utile all'interno delle isole, posso ottenere questa detassazione, alla fine della fiera l'imposizione fiscale sarà davvero davvero molto vicina allo zero, se non si tratta di lasciare qualche spicciolo. Ma chiaramente non stiamo parlando di evasione, stiamo parlando di prendere questi soldi e reinvestirli all'interno di attività che genereranno lavoro magari o comunque altro reddito all'interno dell'isola, e quindi più ricchezza per tutti. Da ultimo va notato invece il discorso dell'IVA. Noi sappiamo che esiste l'IGIC con una tassazione del 7%, del 7,5% se non sbaglio, quindi già, come dire, che ti abbassa già di un terzo il costo della vita se lo paragoniamo alle aliquote IVA che invece sono presenti nel continente europeo, che vanno dal 19% fino al 26% della Scandinavia. Quindi no, già il 7% mi dà un po' di respiro, se lo unisco poi al basso costo della vita, è questo quello che rende attrattiva le Canarie, oltre chiaramente anche al clima. A volte io mi occupo anche di sostituirmi alle agenzie di viaggio, ma tant'è, i miei clienti saranno contenti anche dei miei skills geografici, non so, geopolitici. È vero che se ho un business di dropshipping non pago l'IVA, se in Europa, se faccio un B2C che compra dalla Cina e vende per esempio in Italia tramite la mia società a responsabilità limitata alle Canarie, la risposta è no, questa cosa non è vera. Se compro dalla Cina o wherever, da qualsiasi posto io compro e vendo in Europa,
si applica nonostante le Canarie siano escluse ex articolo 6 dall'applicazione della direttiva IVA, va applicata comunque l'IVA in Italia. Se vendo un B2C tramite dropshipping anche dal Delaware, quindi questa cosa si applica a tutti, o dalla Cina stessa in Italia, e sto vendendo a consumatori, persone fisiche finali, con il trasporto del bene che dal paese extra UE va a rimanere, va ad arrivare nelle mani del consumatore in Italia, l'IVA è territorialmente competente in Italia. Se nulla versate, state configurando un reato, al di sopra di certe cifre di evasioni, di imposta evasa, state configurando un reato di evasione, per cui watch out, non è vero che se faccio dropshipping dalle Canarie non devo versare IVA in Italia. Va analizzato chiaramente la case, al solito sì, io suggerisco una case by case analysis, cioè non sono il verbo, quello che dico non è scritto sulle tavole dei 10 comandamenti, tavole che tra l'altro io non ho mai avuto la fortuna di osservare, che probabilmente non esistono, ma al di là delle mie digressioni verbali, fate molta attenzione a chi vi dice cose senza farvi, come dire, leggere poi la normativa che sostiene quella tesi. Io sono Luca Taglialatela, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, spero che non mi chiediate più di fare video sulle Canarie, ce la metto tutta, ma il tempo a disposizione è limitato, perché qualche volta devo anche lavorare. Noi ci rivediamo nel prossimo video, non levatemi like, a presto!